do il benvenuto al nostro ospite, all'attore Mario Maranzana, un vero monumento per noi, il piacere e l'onore di averlo. Eccolo. Il monumento ha un bisogno, quello di essere visto. Di solito lo si illumina. Preferite di no? Come? Di solito il monumento lo si illumina. Preferite di no? Ci provo. Grazie, è un'idea. Qualche volta fanno delle cazzate, illuminano i piedi, se volete, però non c'è molto. Ci ho provato, ma. Io, non c'è nessuno che si intende qua. Ma Claudio, ma io sai che non lo so, là. Prova un po' a tirare su quelli. No. Chissà, scoppia te. Vabbè, ecco. È successo qualcosa? No, poco, ma insomma. No, perché qualcosa devo leggere, se non ho la luce. Ancora di più, prova un po' anche con gli altri due verdi, su. Succede qualcosa? E qualche altra cosa è uscita, guarda. Grazie. Più avanti. No, si un po' più avanti lo so, ma. Sì, ma dovrei fare un salto per aria, perché c'è quello, orientato in alto. Sì, così. Io non c'ho tanta vediamo un attimo questi. È orientato in su, e dove mettermi. Vabbè, insomma, comunque. Dunque, buongiorno, pochi ma buoni, come si dice. È un vecchio adagio che si sussurra nei teatri, a volte lo si grida per difesa. Va sempre bene, basta che ci sia qualcuno che ascolta. Il teatro è fatto di gente che parla, a volte a vanvera, ma comunque parla, e di gente che ascolta molto più spesso a vanvera anche quello. L'edificio ci può non essere, non ha importanza. Potrebbe essere, se fosse caldo, si poteva fare all'aperto. Basta che ci sia uno che parla e un altro che ascolta e fate il teatro. Che ne dica il signore teatro? Non ha bisogno di altro, io ho bisogno di fare una registrazione per sapere le cazzate che ho detto, perché non me ne accorgo mentre le dico, sono troppo vanitoso, no? Ecco. Mi fa piacere comunque di vedere queste signore e questi signori, i quali si sono alzati per tempo per venire qui immaginandosi chissà che. Ed è bene immaginare, poi si configura quello che si è immaginato con quello che si è visto. E allora prima di cominciare a parlare io voglio fare una cosa tecnica che sarebbe bene fosse fatta da tutti coloro che parlano in pubblico. Mettersi d'accordo sul valore delle parole. Le parole sono anticamera dei fatti. Se non hanno questa locazione precisa dell'anticamera non possono avvenire i fatti. Molto spesso le cose rimangono in anticamera per chi se le dice e se le fa. Io vorrei che questa cosa superasse la mia persona e andasse a finire ad essere ospitata nei vostri cervelli fertili, spero. Cominciamo con la parola teatro. Vi comunico ufficialmente che quasi tutto il mondo culturale da cui derivano queste parole è il mondo greco. C'è un verbo greco, che chi l'ha fatto ne sentirà dei brividi, è il verbo che ufficialmente dice sì, vedere, verbo orao, che ha degli aoristi, che sono i tempi diciamo più larghi, più affettuosi, più ricchi di sfumature che si possano immaginare, che sono storici tutti, l'aoristo. E gli auristi sono niente a che vedere se non con delle voci antiche che appartengono a questo verbo orao. Ed è un auristo hoftzen, da cui oftalmico, e da cui tutte le cose tecniche, fisiologiche che appartengono al vedere, dell'organo che vede. E un altro è gigantesco, ed è tutto ciò che l'uomo produce col cervello. Ed è vedere perché passi al cervello e diventino queste cose viste idee. E c'è un aoristo che suona così, Eidon. Quindi
Nel teatro ci sono due cose: vedere, eidon, sentire, che vuol dire vedere e sentire insieme, e far tesoro e farne diventare idee. Questo avviene in un luogo imprecisato, che può esserci e non esserci, però bisogna che ci siano almeno due, sarebbero tre: un autore, un attore e il pubblico. Può essere che l'attore e l'autore siano la stessa persona, ma che il pubblico ci deve essere, è sicuro, se no è un delirio. Non è neanche monologo, perché il monologo è un pensare ad alta voce di fronte ad altri, che ascoltano magari di nascosto, magari guardando e ascoltando da una fessura, ma non lo dico a caso che parleremo di un grande autore che considerava il pubblico quella tal cosa, quel tal luogo, quel tal insieme che vede le cose attraverso una fessura. Poi c'è scena. Adesso parliamo delle cose che pronunceremo. Scena viene sempre dal greco che skene, che poi appartiene a... è un luogo che, con cui si designa anche una tenda. Qui designa il luogo coperto, tenda, capanna, anche il presepio è una scena, eh? Una grotta o capanna che sia, no? E nel quale stavano coloro che, magari un po' più alti rispetto a quelli che vedono. Parentesi, il palcoscenico, sempre palcoscenico, è in salita, si vede meglio. Come è dal basso all'alto il luogo dove sono messi gli spettatori. Questo andare in basso e dal basso andare in alto è la prospettiva. E allora si vedono le persone che si muovono in un altro modo. Questo è importantissimo, perché scena poi vuol dire anche la divisione di un qualsiasi racconto. E scena si chiama con un numero progressivo quando entrano o escono dei personaggi. C'erano tre. Esce uno, la scena diventa seconda. Seconda scena, escono due. Poi nell'altra scena, di nuovo entra il terzo. Si chiama scena 3. Questa è la divisione, perché scena è anche ciò che si dice, anche se non cambia. Perché è molto importante, molti grandi autori hanno detto che la scena ci può anche non essere, questa scena di cui parliamo. Basta che gli attori raccontino quello che raccontano come se fossero in quel luogo. E in questo senso Shakespeare era il grande genio. Perché? Come anche poi l'ha riportato Brecht questa cosa. Bisogna raccontare come se si fosse in un bosco, in una radura, in una camera da pranzo, e si parla in maniera diversa. Se si è davanti a una spiaggia col mare, che si parla in maniera più portata. Se si è in una tavola dove si mangia, si parla così, normalmente. Si parla senza portare la voce, se non quel tanto che serve a farsi sentire dal pubblico, che potrebbe anche non essere visto dai personaggi che stanno lì. Quindi, vediamo, scena vuol dire sia un luogo descritto, designato, eccetera, sia che il racconto diviso per entrata e uscita di personaggi. Pensate un po' che c'è un derivato da essa che si chiama scenata, che è quando due parlano che non sono lì, ma sono per la strada, a casa, e altercano. Cosa fanno? Una scenata, una brutta scena, un brutto racconto gridato, pieno di passione, no? Poi c'è la scenografia, grafo e scrivere, quindi anche disegnare. È quel determinato ambiente che viene disegnato da qualcuno, e poi qualcun altro
che sono quelli che lavorano, sì, macchinisti, con legni e con cose, e costruiscono una cosa che assomiglia. Ricordiamoci che il teatro assomiglia sempre alla vita. Solo che nella vita non si fanno prove. Il teatro è solo prove per vedere di acchiappare quelle somiglianze. A volte ci si riesce, a volte no. Quindi bisogna che ci sia, perché la somiglianza riesca nel suo intento, bisogna che ci siano. Primo, l'autore che ha scritto in un certo modo, che ha scritto nella propria lingua in modo che essa lingua sia scritta per essere parlata. L'attore parla in modo da essere sentito a qualsiasi distanza, modulando la propria voce, da chi è venuto, che è l'ultimo termine di questa triade. Attore, autore, attore e pubblico. E formano una specie di assemblea speciale che è un po' il compendio della società di quell'attimo, di quel momento in cui avviene questa rappresentazione. Lì abbiamo un, come si può dire, una perfetta immagine della società che c'è fuori da quel luogo dove si incontra la gente. Poi abbiamo, per esempio, modi di raccontare. E allora abbiamo la commedia, la tragedia. Commedia è molto controverso perché forse potrebbe essere un modo di raccontare come nei paesini, nei rioni, per esempio Garbatella, come alla Garbatella due persone si incontrano e si parla, hanno un accento, hanno qualche cosa di diverso da un'altra e si parla, poi eccedono, dicono parolacce, come è le cose del dialetto. Quindi la commedia avrebbe rispetto alla lingua qualche cosa in più o in meno, ma una cosa di verità più forte, con notevoli incursioni nelle parolacce, nelle cose molto concrete, molto, molto animalesche. Parentesi, si chiamano animali coloro che vengono dichiarati senza anima. Questo non sono riuscito a spiegarlo. L'uomo ha l'anima, ma non viene chiamato animale se non si offende. Gli animali non ce l'hanno, eppure vengono chiamati con... La maggior parte della parola è l'anima. Se qualcuno lo sa spiegare me lo dica, perché nessuno l'ha mai saputo. Insomma, ci sono tante cose che non si sanno fortunatamente ancora, perché quando c'è un po' di mistero nelle cose, allora ci avviciniamo a una cosa che fa sempre parte della parola che designa il teatro, che è teaomai, per cui c'è teau, allora è tau, tauma, taumaturgo, è quello che fa i miracoli. Nel teatro si fanno i miracoli, perché prima non c'era niente. Poi viene uno che parla e secondo come parla si capisce dove siamo, che cosa si vuole dire, perché e per come. Quindi è un miracolo, perché è una cosa che non c'era prima. Taumaturgo. Non dimentichiamo che noi in Italia possiamo essere fieri di un personaggio gigantesco che consiglio a tutti, quale che sia il loro titolo di studio, di andare a guardarlo ogni volta e di aprire a caso una pagina su quest'opera che si chiama La Commedia, che l'autore, un certo Dante Alighieri si chiamava, di Firenze, mascalzone perché un assessore, ladro, absit in uria, il quale è verbis naturalmente, poi infatti non so. E scappato via perché ladro, eccetera, eccetera, ma forse uno dei più, non forse, è uno dei più grandi poeti che il mondo abbia avuto. Siamo nel 1300, comincia a scrivere questa cosa. Non c'è nessun altro, perché gli altri balbettavano in Europa. Lui ha scritto quest'opera. Guardatela ogni tanto e scoprirete che è il teatro.
teatro universale, perché in luoghi inesistenti, con una scena che si inventa lui e con una scenografia, perché la descrive, non la disegna ma la descrive, vede, incontra i personaggi suoi contemporanei, personaggi di 1000 anni prima, personaggi anche di dopo, li intuisce. Pensate, un piccolo accenno, c'è nella bolgia infernale, nel luogo dove stanno i barattieri, Absit in Ivoria, anche qui. Barattieri sono i politici che rubano, che fanno la cresta, che fanno le cose, baratti. Lo chiama come se si scambiassero oggetti. No, adesso sono evoluti, si scambiano assegni, ma neanche assegni, ma era contante. Contante. Sempre oggetto. E non mi ricordo, aspetta, che cosa avevo introdotto? Dei barattieri. Bene. I barattieri sono infilati dentro un liquido che bolle, che è la pece, il catrame. E Dante descrive questa pece come quella che bolle nell'arzanà dei veneziani. Arzanà è parola turca che significa arsenale. L'arsenale di Venezia era la più grande industria dell'epoca per la costruzione delle navi. Costruivano navi per tutta l'Europa, che conoscevano allora, no? La pece che cos'è, signori miei, se non il petrolio? Pensate all'intuizione che ha avuto Dante. Non ce l'ho avuta io, ce l'ha avuta lui. E io sono vissuto dopo, allora il petrolio non si usava, però era quello. E lì li ficca. E i diavoli li pigliano in giro, li giocano con e sono quelli. Gli altri sono trattati seriamente come peccatori, è interessante questa cosa. Questi qui no, non sono neanche peccatori, perché sarebbe nella loro grande aspirazione restare impuniti. E Dante parla anche di sé, perché ha dovuto scappare. C'è una storia tremenda di Firenze, che quando coloro che rubavano venivano scoperti, non venivano denunciati, si aspettava la fine del mandato e poi li bruciavano le case, era eccessivo, però così è. Raccontano che, visto da Fiesole, Firenze, quando era la fine dei mandati, era un falò. Gente scappa, e tra questi sta anche Dante, il quale se n'è andato nella terra meravigliosa che è l'Emilia Romagna, dove ha creato delle cose. Con me. Poi c'è stato Boccaccio, che era totalmente laico, siccome lui faceva delle lezioni come me, meglio forse, eh? Sì, meglio, nella chiesa di Or San Michele, spiegava Dante, ma siccome si parlava solo di invettive contro quello e contro quell'altro e Dio passava in seconda parte, ha messo lui l'attributo divina, perché sennò si poteva pensare che Dio non c'entra. La Divina Commedia. E Dante, che non sapeva il greco, perché non era conosciuto allora, però ha intuito, importandolo dal latino, che l'accento vero non è commedia, ma commedia. Lui infatti la chiama commedia. Non per niente l'Italia ha il suo più grande racconto, che è una commedia, ossia quello che altri hanno scritto, i nostri grandi, dove c'è il nome del personaggio, poi una parte scritta in forma diversa, magari in corsivo, dove si spiega come questa frase, che lì si chiama battuta, come nella musica, verrà detta, non so, con ira, con rabbia, sorridendo, tra parentesi. Poi c'è scritto quello che dice, è delle didascalie, quindi c'è il racconto, sta nella cosiddetta didascalia, che significa insegnamento di come. Come dirà questa battuta, questa frase? E poi c'è le battute, proprio il dialogo. Quindi la più grande opera di teatro che esiste in Italia si chiama Divina Commedia ed è di Dante Alighieri, 1300. Comincia a scrivere, muore nel 1321, l'aveva finita da poco, quindi ci ha messo anche un po' di anni per scriverla. Ma sono...
Dunque sono 33, 33 sono 66, più 34 sono 94 canti della media di 120 versi ognuno. Ci stanno le parole. E se uno, c'era un grande critico che diceva, leggete Dante, se non capite un verso passate al prossimo, al prossimo capirete, peggio per lui che l'ha scritta male. Era un genio De Sanctis, veramente. Un uomo che è stato anche ministro di istruzione, era un grande critico, che non mi ricordo, che poi Giolitti forse, sia stato ministro dell'istruzione, che come si chiamava, forse dell'educazione, non so bene. No? Allora, altre, poi abbiamo scene come tragedia. Quella è interessante, perché fa parte di certi rituali di carattere religioso, non religioso, di certe feste, perché lì è importante sono le feste agricole, insomma, no? Pensate che c'è quei 12 giorni da Natale all'Epifania dove avvengono cose, feste agricole impressionanti, e lì c'è il presepio, la durata, tutte le cose lì, ed è Shakespeare ha scritto una commedia che si chiama Le notti dell'Epifania, perché avvengono cose speciali, perché la luce, che è il fondamento delle religioni abramiche, quelle del Mediterraneo, un secondo di luce in più fa scattare un'altra verità. I musulmani, Maometto è vissuto 700 anni dopo di Cristo, non ce lo dicono mai. La cosa avviene come se fossero contemporanei, 700 anni dopo. Sarebbe come dire la distanza che c'è tra Machiavelli e noi. Tanta, eh? Quindi Maometto sapeva tutto e ha insistito sulla cosa della luce al punto tale che 5 sono le chiamate. Vuole che non sei obbligato, perché nel vivere non ti accorgi. Io ho provato, non da musulmano, da niente, ho provato da essere umano ad aspettare quando cambia. Non ci si accorge, non ci si accorge, perché... E invece questi strani personaggi che dalla torre no? Ti dicono quando cambia la luce, e sono 5 momenti, e sono esatti, e non sono mai gli stessi, mai. L'ora non è mai la stessa, varia di pochi secondi, ma così è, fino a che varia di ore. 5 momenti, e lì si buttano in terra perché non sanno dove, e neanche lì possono pregare dove vogliono, non c'è il luogo. Moschea anche, però lì fanno altre cose, lì c'è uno che parla, loro ascoltano. Ma pregare si può in qualsiasi posto. Bene. Lì la luce è importantissima ed è importante in teatro. È in teatro perché un tempo non c'era l'elettrico, ovviamente, non c'era niente. C'erano delle torce dove si vedeva pochissimo. Allora gli autori facevano sì che i personaggi si chiamassero fra di loro. Senti Macbeth, e quello che rispondeva doveva essere Macbeth per forza, però non li vedevi perché c'erano delle torce orribili. La scena non c'era, era un luogo tondo dove la gente stava attorno, e lì entrava di solito un ragazzino correndo con un grande cartello, sapendo che il 99% delle persone erano analfabete, gridava quello che stava scritto, per quel 1% c'era anche scritto. Radura davanti il mare, e questo correndo faceva radura davanti al mare, e poi spariva, e poi entrava della gente che raccontava la storia come se fosse davanti al mare. Era grande il teatro allora, eh? C'era bisogno di niente, c'era bisogno di questi attori che raccontavano le storie in questo mondo, in questo modo. Scusatemi, vado perché sono cose che ho voluto che fossero esatte. E la tragedia. La tragedia viene da Tragos, e Tragos è il caprone. Il caprone veniva sacrificato perché era dannoso, dannoso alle vigne, quello distruggeva le vigne, il vino era importantissimo, no? Chi genio, chi ha scoperto che pigli quella roba, fa questi chicchi, li spremi e bevi delle cose meravigliose, già, quindi era difeso. Il caprone arrivava e si mangiava tutto. E allora si facevano queste feste dove
si sacrificava questo essere, e quindi i racconti delle tragedie sono sacrifici, dove ci siano sempre morti. Nelle commedie mai, nelle commedie si scherza, parolacce, cose di, ma mai. E hanno avuto i greci un artista, scrittore di commedie, che non c'è mai più stato, che si chiamava Aristofane. Noi diciamo Aristofane, i greci dicevano Aristofanes, questo è l'accento esatto, che ha scritto delle cose, lo sciopero sessuale delle donne contro gli uomini che vogliono fare la guerra. Sarà geniale. Le nuvole, processo a Socrate. E c'è un bottegaio che deve insegnare al figlio come si fa a non pagare le tasse. E da chi lo manda? Dal filosofo. Capito? Tutto un insieme di equivoci anticulturali, no? Per cui, e questo Socrate gli insegna come fare a non pagare le tasse. Capito? Le nuvole. Poi c'è le donne a Parlamento, dove addirittura viene sgominato l'uomo, perduto. Perché? Perché loro decidono di governare. Questa fu scritta nell'anno, 460 avanti Cristo. Siamo lontanino, e già sapevano tutto. Il pubblico veniva invitato in queste commedie, in queste cose di teatro, gli davano da mangiare, stavano lì 2 o 3 giorni. Queste tragedie avevano racconti che erano articolati in 3 momenti, tant'è vero che si chiamano trilogie. Logos è racconto, no? Tre racconti in uno, dove veniva raccontata la storia di Agamennone, la storia di questi grandi personaggi, o storici, o fantastici, in cui c'era incentrato soprattutto la lotta contro gli dèi. Perché l'invenzione geniale del periodo classico è che gli dèi sono peggiori degli uomini. Dal momento in cui sono nati i monoteismi, questo no, gli dèi sono, fanno tutto. E quindi giù, Allah in terra, col culo per aria, ma così, e in chiesa le cose, lì i papi vestiti, capito? No, invece loro dicevano gli dèi sono peggiori di noi, e allora bisogna fotterli, bisogna... Però gli dèi facevano morire. E allora perché chiamavano così? Perché quell'essere fortissimo, con le corna, magnava il vino. E il vino era la cosa della fantasia, quella tale bibita per la quale si poteva dimenticarsi di certe cose gravi che succedono giorno per giorno. Miti ce n'erano infinità. Poi c'è, per esempio, orchestra, sempre di tragedie. Orchestra è quel luogo che suona adesso. Melodramma è racconto teatrale con musica, vuol dire. Melodramma è quello che assomiglia di più alla tragedia greca, nel senso che cantavano, parlavano, ballavano, era completo, diciamo un musical, ecco, forse. Musical con morti, ci sono, anche con morti. L'orchestra era quel luogo dove ballava e recitava il coro, orchestra, orcheos, il coro. Grande come tutto il palcoscenico, però stava sotto. Loro erano alti. Fra l'altro, gli attori avevano delle specie di scarpe come Berlusconi adesso, così alte. Si muovevano poco perché era difficile muoversi. E avevano addosso una tal cosa per cui l'espressione era sempre la stessa, con la bocca in giù. E la bocca in giù era senso del dolore. E anche gli occhi così, altissimi, la maschera che avevano addosso aveva una specie di imbuto dentro, ed era un megafono.
Quindi le loro voci si sentivano fortissime. Poi al fondo dei teatri, che erano sempre all'aperto, io sono andato a recitare in quei teatri. Uno si mette così, fa psst, e all'ultimo gradino si sente benissimo. Figuriamoci quelli, con l'imbuto qui, e dietro c'erano degli scudi di bronzo. Quindi la voce cascava contro quegli scudi e veniva rimandato. Quindi loro sentivano la voce davanti e di dietro. Parlo del pubblico lì. Con questa orchestra che ballava, cantava ed era un po' il tramite. Come la musica è un tramite nel melodramma, tramite che è diventato primario, tra la storia e il pubblico. Perché si ricorda di più. Oh, musica io mi sono inventato che si chiama così, perché ci sono tutte le muse dentro. Può darsi che abbia torto, però è possibile, perché la musica comincia anche con rumori, ma è prima di tutto. Prima di tutto c'è il rumore delle cose, i gesti e poi ruggiti, cose, quello che si faceva, sempre più evoluto, fino ad arrivare a suoni che si inventano, con strumenti che li fanno, ma che imitano quelli della natura. Perciò musica si chiama così perché è la prima forma di creazione. E dentro ci sono tutte le musiche, sono sempre figlie di qualche dio. Mascalzone, ladro, che si approfitta di tutto, e di qualche povera ragazza che stava lì che gli piaceva. E nascevano questi personaggi, donne. È interessante. Perché donna creatrice non aveva ruolo in quei tipi di società, non recitavano le donne mai, solo gli uomini. Però le muse sono donne, sono spiegazioni facili quelle che io do, ma sono sempre grandi intuizioni di cosa sia la vita, no? La vita che si riporta per farla somigliare qua. A proposito di somiglianze, oltre a Shakespeare, poi vi leggerò una parte importante perché è l'Amleto. L'Amleto di Shakespeare è un breviario di estetica, la storiella niente. È che Amleto, questo giovane studente, vecchio dentro, debole, che ha un incontro con uno spettro. E spettro che cos'è? È una deformazione rafforzante di spettacolo. Spettare vuol dire guardare con attenzione e ricavare notizie. Per cui spettatore. Spettatore è colui che guarda e ricava notizie. Voi siete spettatori. E se io me lo meriterò, che cosa farete? Un gesto pazzesco. Che cos'è l'applauso? È una cosa animalesca. Ce l'hanno i bambini, naturale, nessuno glielo insegna. Lo fanno perché devono sentire come sono, cosa fanno le mani. Ed è onomatopea. Come abbaiare, come ringhiare, come nitrire, come applaudire. I francesi hanno clac, 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 clac. Tant'è vero che chi applaude si chiama la clac. Chissà perché i greci avevano plo, 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 plau, plau, plau. Quindi applaudire e fare quel rumore con le mani, scoppiettante. Tant'è vero che c'è esplosione. Bisogna stare attenti che non ci sia qui, Implosione. Parola molto usata adesso. Cioè, è imploso. La politica implode. La politica fa tutto. Implode, esplode. Non sta mai zitta quando è il momento. Guarda che non sono qualunquista io, Tutt'altro. È proprio per quello che mi permetto di parlare così. E mi permetto di essere chiamato maestro
perché il maestro è colui che sa tante cose di bottega, non di più. Bottega non intesa in senso negativo, no, quella è una bottega, una cosa, no. Bottega di artigiano, dove con il martello, con i ciodi si fa tutto. Questo è il teatro, è questo. Tanto è vero che più vecchi si è, più si sa, e più si comuni, anche stando zitti. Grandi attori della volta, io ho avuto la fortuna di conoscerli. Allora dicevo la cosa della vita, della somiglianza. Amleto, che vi leggerò come ultima cosa, poi ce ne andiamo a casa, facciamo finta di non conoscerci, no? Ma Pirandello, che è il grande erede di Goldoni, di Shakespeare prima e di Goldoni poi. Goldoni lui lo chiama questo buon diavolo della società, Pirandello, scritto dei saggi magnifici, nessuno li conosce naturalmente. Pirandello aveva il dono di che tutto ciò che scriveva poteva essere portato in teatro. Non lo sapeva lui, perché ha cominciato a fare cose di teatro che aveva 45-46 anni, un vecchio allora. Le cose della vita, della somiglianza. Nel più bel testo che lui ha scritto, che non ha mai capito lui stesso, se non dopo averlo visto recitare da stranieri, tedeschi con cui era abbastanza intrinseco, si è laureato lui a Bonn, si è laureato sui suoni del dialetto di, come si chiama? Di Girgenti. Pazzo lui, ma molto più pazzi i tedeschi accettarono. Ne sapevano loro, però gli è piaciuto l'idea di questo che va lì a parlare. Parlava tedesco bene. I siciliani sono pazzeschi queste cose. L'italiano non lo sapranno mai, non gli interessa. Però possono ricavarlo. Consiglio alla gente di, se ha ascolto di radio e può farlo di mattina, su Radio 3 alle 9 c'è un mio illustre collega che si chiama Roberto Herrisca che legge un testo di Gesualdo Bufalini, che è una delle cose più belle che io ho sentito nella mia vita. Grande come Brancati, come questi qui, Brancati dimenticato, anche questo. Gesualdo Bufalini, si chiama Le dicerie dell'untore. È la storia di uno che sta in un ospedale malato di tiri, tra l'altro dalla mia parte, perché sta in Friuli, dopo la guerra. Cioè, è un gigante! Tra l'altro io ho avuto una curiosa intuizione che possiamo avere noi attori. Ho detto, scrive come un fabbro che pesta le parole e ne fa uscire qualcosa. Era figlio di un fabbro, io non lo sapevo. Figlio di un fabbro che amava la letteratura. E insieme col padre leggevano questi romanzi, anche un po' ridicoli, Guerin Meschino, queste cose così. E lui ha imparato. E poi ha cominciato a scrivere senza saperlo. E la prima cosa che ha scritto ha avuto subito il premio Campiello. Un genio. Non se ne parla. Vabbè, Pirandello. Pirandello ha fatto una cosa per cui ha voluto far passare il pubblico come abusivo. Sei personaggi in cerca d'autore, entra il pubblico in una sala buia. Ancora con le sedie coperte e non sa dove andare. E c'è in fondo, ci sono dei macchinisti che lavorano, che parlano di altre cose, dialetti, chissà cosa. Poi arrivano gli attori, pettegolezzi, cose. Poi arriva la prima attrice col cane. Poi arriva il direttore, basta, adesso cominciamo a provare. E provano una commedia di Pirandello con un altro titolo. Provano il gioco delle parti, gioco. La parola gioco è la vera parola del nostro lavoro. In tutte le lingue c'è, tranne che in italiano. In francese, jouer addirittura. I tedeschi hanno spielen. Gli inglesi, to play. I russi, ugraci. I russi giocavano anche con Stalin, eh? Quindi si poteva fare. Contro tutte le censure questo gioco, perché è una cosa che parte dai bambini. I bambini, quando fanno il teatro, sempre, dicono, quando si annunciano quali siano i personaggi che faranno, dicono, io ero Zorro, ero, vero, e adesso lo faccio.
e durano 2 o 3 minuti, poi ne fanno un altro. Gioco. Lui ha capito che cosa ha scritto quando l'ha sentito da queste persone che hanno nella loro lingua il gioco incamerato. Tedeschi, francesi, inglesi e russi. 5 anni dopo la prima disastrosa che ci fu a Roma, con la gente che schiodava le sedie, perché immaginate, va a vendere una cosa, di Pirandello, e invece è un'altra che non si capisce cosa sia. Cassa, la gente che schiodava le sedie, no? Ma a lui gli piaceva, perché per lui era il pubblico che reagiva. Sapeva che il pubblico, se lui non andava mai a teatro perché gli faceva schifo, il teatro era malavita per lui, sono letterato, ridicolo, anche scemo Pirandello per certe cose. Però era anche un genio, cosa convivente. E non ci andava, quindi gli piaceva l'idea che sto pubblico facesse sti casini, queste cose in teatro, allora vuol dire che... Però non era sicuro, l'ha sentito da quello, di gente che non schiodava sedie, ma che capiva cos'era il gioco. E ha scritto una prefazione, chi è in grado di farlo? Di leggersi la prefazione dei 6 personaggi in 7 autori, scritta 5 anni dopo della prima, e Pirandello indica di aver capito il perché. Il perché e il per come ha scritto questo testo. E c'è una cosa magnifica dentro. C'è questa storia piccola, borghese, stupida, di questo uomo che sposa una donna che ha dei figli. C'è una ragazzina dentro che diventa donna sotto i suoi occhi. Poi lui lascia la famiglia perché è disordinato, un pazzo, ambizioso, ridicolo, piccolo borghese, pieno di vezzi, di cose, e va in una casa di appuntamenti che aveva una cosa, una specie di boutique, no? Dove c'è sta ragazza. E lui la riconosce come quella. Però a lei non gli interessa, può anche andare con lui, tanto non è mica. Però Pirandello lo fa apparire come un incesto. Già è una cosa che lui non c'è, ma il pubblico la raccoglie come un incesto. A un certo punto c'è lei che dice una cosa a questo patrigno, diciamo. E il direttore che ci dice, ma cosa dite? Dovete parlare forte, sennò non si sente. E questa gli dice, ma non si deve sentire. In teatro. Enunciare che una cosa non si deve sentire. È pazzesco! Si deve dire che non si deve sentire, ma si deve sentire. No, non si deve. E io ho ricostruito e ho capito da dove Pirandello, che ce l'aveva dentro, ma l'ha trovata nella verità. C'era un grande attore a cui lui si è ispirato per fare le sue prime cose. Questo si chiamava Angelo Musco. Si parla di primi anni del Novecento, insomma, no? 1930-35 fino a lì. Angelo Musco era un animale, però un grandissimo attore. Sa, per affidargli Pirandello. Mi ha raccontato un macchinista. Macchinisti sono quelli che lavorano dietro il palcoscenico e fanno le scene. Cioè. Piccolino, con una faccia che sembrava certi quadri di Velázquez. Spettrali, così. Parlava toscano, di quelli toscani che hanno il boscione, così parlava sempre un po' piano, perché in scena si parla piano. E mi racconta questa cosa, gli voglio raccontare un aneddoto di Angelo Musco, l'ha sentito nominare, quel caso là. C'era di domenica si facevano 2 spettacoli. Musco aveva una voce ringhiosa, al secondo spettacolo non si sentiva neanche. E dal logione gli gridano, voce! Lui gli guarda, gli piglia l'interlocutore che c'era e lo porta più indietro. E ricomincia, voce! Ancora più indietro. Voce! Ma che vuole quello? Io sto parlando col signore. Il pubblico non deve sentire. Ecco,
Pirandello aveva queste grandezze, assomigliava anche a Shakespeare. L'ultima sua opera, che non ha terminato per paura, perché è stato censurato, si chiama La favola del figlio cambiato, dove c'è un figlio di una contadina che viene rapito e al suo posto viene messo un figlio di re deficiente. Poi a un certo punto questo contadino che diventa re al posto di quello, fa un amato da padre, sta diventando, gli stanno per mettere la corona, e viene a sapere che la madre lo cerca dappertutto, gli dice basta, non voglio la corona, non mi interessa, perché non è la testa che è importante, è la corona, se la tengano. E poi entra in scena questo deficiente, diventato lui re di diritto, e parla con accento tedesco. E lui l'ha fatto in prima a Francoforte, con la presenza di Hitler. Hitler si è incazzato, ha sospeso lo spettacolo. La cosa è rimbalzata a Roma, come erano già, stavano formulando l'idea di alleanza. Siamo attorno a 36-37. Che si fa? Allora lui chiama un grande compositore che si chiama Francesco Malipiero, un veneziano, grande autore, e gli dice, senti, pigliati sta cosa, fanno un libretto, e poi è la musica, te la do, non voglio diritti, non voglio diritti, voleva... E questo legge sto libro, Malipiero, ma non c'è bisogno, è già fatto. Come? Sì, facciamo come sta. Fanno una prima al teatro dell'opera, che si chiama Costanzi, allora, con tutti i fascisti, tutti i gerarchi, compreso Mussolini, perché lo aspettavano al barco. Comincia questa cosa, io l'ho sentita, è magnifico. Quando ho messo in scena questi giganti della montagna, io ho fatto sentire anche un pezzo di questa cosa, è magnifico. Dura un quarto d'ora circa e comincia, sì, fischi, basta, che schifo, tutta una cosa voluta, comandata. Pirandello, morto. 6 mesi dopo, piglia il 9. Oh. Fottuti. Nessuno... Oh, allora vantarsi che Pirandello ha preso il 9 perché è fascista. Pirandello è così stupido che si è iscritto al partito fascista il giorno dopo l'uccisione di Matteotti. Sarà più cretino di così. Era stupido, non sapeva niente lui. Però con la sua macchinetta, c'è una fotografia che si vede molto spesso di lui con una macchinetta piccola, che scrive di notte, e lui di notte inventava la vita, ma senza saperla, e l'inventava quella lì, che somigliava alla vita per quel tanto che uno se la può immaginare somigliante. E quindi diventa, non la finisce però, la commedia non è finita, della storia di una compagnia di gente di teatro che vuole rappresentare questa favola del figlio cambiato, nessuno li vuole, li cacciano dai teatri. Allora trovano un posto dove c'è una specie di mago, che c'è una casa speciale su una montagna, dove possono andare tutti i rifiuti della società, artisti rifiutati della società, e lì possono fare tutto, recitare, ballare, cantare, dipingere, fare tutto. È una grossa idea, no? Era l'Olimpo. Non ha avuto coraggio di continuarla. Poi, un paio d'anni dopo, muore. E muore al cinema. Ah! Qui ti aspettavo. Muore al cinema, poverino, perché Cinecittà non c'aveva il riscaldamento. Stavano facendo Come tu vuoi, che è questa commedia dove c'è una personaggio che è una tedesca protagonista. No? Lui andava a vedere perché gli piaceva vedere che cosa faranno. E siccome il cinema non è che viene fatto seguendo la traiettoria del racconto, viene fatto su uguaglianza di scenografia. Allora c'è una scena dove c'è un interno e vengono fatte tutte, che si ripete, e vengono fatte una dietro l'altra, perché così si perde meno tempo per costruire, eccetera. E lui andava lì, già non capiva niente, diceva, ma perché farlo? Un freddo cane! Allora gli elettricisti hanno detto, oh, c'è il vecchio che c'è freddo. Punta di 5.000, 5.000 è una bestia larga così che fa un calore, li hanno portati vicino. E da allora quel tipo di proiettore
lei non lo sa e adesso se lo tenga, lo chiamano il Pirandello. Molto più colti loro degli spettatori come lui, che questo non lo sapevano. Ecco, ecco, capito? Un proiettore viene chiamato Pirandello, perché si è tramandata la cosa. Bene. Muore, pare, l'11 di dicembre del 38, 37. Funerali per il Nobel del fascio, mamma mia! Corrono a casa, lui aveva 3 figli maschi antifascisti, tutti e 3. Arriva il direttore generale del Ministero degli Interni, Mussolini era anche ministro degli Interni, no? Arriva lì per preparare questa cosa, il Nobel del fascio, mamma mia. Arrivano lì e trovano questi 3. Lui dice, allora la facciamo. Vanno in camera dove c'era il morto, escono con una cosa così, fogli quadrettati, e c'era scritto da Pirandello tutto quello che vuole dopo morto. Funerali alle 6 di mattina, senza nessuno dietro, lui nudo in una cassa di abete con un orribile carro, fermato un momento al verano per salutare, via a Napoli, nave in Sicilia, sbarco, tira fuori, brucia il cadavere e lo butta in mare. Questo dice, ma no, ma c'è tutta l'Italia che aspetta. Questo è rimasto dalle 7 fino alle 11, in ginocchio si è messo, Corrado Alvaro lo racconta, è una cosa meravigliosa, è un romanzo d'avventure, no? Sì. Insomma, in ginocchio si è messo, poi dice, guarda, non è possibile. E allora il ritorno sarebbe da fare un film, faranno mai, perché questa è una cosa meravigliosa, ma perché non sanno chi è Pirandello neanche, ma neanche Corrado Alvaro, e neanche Mussolini perché lo vedono in un altro modo. Allora... Ma non lì, lui aspettava in Palazzo Venezia, sono lì alle 11. Allora immaginatevi le luci accese. Lui aveva i corazzieri che si chiamavano moschettieri del Duce, parente di... Io avevo una maestra fascista quando ero alle scuole elementari. Siccome era uno, così si direbbe adesso, cazzuto, pieno di energia, mi diceva, moschettiere del Duce, ti voglio vedere. A me che avevo 8 anni. E io l'ho raccontato a mio padre a casa. Mi hanno preso in giro per 2 anni. Ma come? Moschettiere di Luce? Ah, fa il culo, vabbè, insomma. Moschettiere di Luce erano i corazzieri, alti 2 metri, solo vestiti da fascisti. E vedono arrivare questo. Allora, com'è? Dice lui. È lì che gira, un ferro uscito. Diciamo. Allora va su. Allora, dice lui, come succede? Niente da fare. Ha cominciato a bestemmiare. Sedie piedate alle sedie, un casino dentro in questa sala del mappamondo cosiddetta, dove lui aveva un rialzo e si metteva dietro, sembrava più alto di tutti, no? E lui era piccolo, siamo soli, piccolotto, non faccio rapporti, però non aveva rialzi, lui si metteva addirittura un palcoscenico dietro con la sua sedia, sembrava subito. Allora, insomma, niente, è uscito, ha rischiato anche la piccolezza, niente da fare. Io ho guardato i giornali, li trovi, documenti, del giorno dopo. La notizia della morte di Pirandello sta in quarta pagina con uno spazio così. Tutti i giornali del mondo erano in prima pagina, a grandi titoli, morte di Luigi Pirandello. Ecco. Quindi lui ha immaginato nei suoi racconti pirandelliani anche questa sua avventura, che in fondo va descritta con un proiettore che si chiama Pirandello e con Mussolini incassato che piglia a calci le sedie. Signori, questo è il teatro. Abbiamo detto le cose che servono e adesso io voglio farvi sentire questo miracolo di Amleto, che... Non è un personaggio, è un grande regista, un grande autore di adesso, che spiega a degli attori che lui riesce a far trovare, che cosa devono fare, perché ha capito che in un certo modo si può smascherare questo re attuale
che il fratello di suo padre, che era il re di prima, e che è stato da esso, zio, ucciso. E lui ha un rapporto con uno spettro che gli appare, lo vede solo lui. E spettro è una finzione, è teatro solo per lui però, lui lo può solo descrivere. E questo spettro, e questa è la bellezza, gli racconta come è stato ucciso lui. E lui lo sa da uno spettro che potrebbe non esistere. Però la vendetta gli sogna, lui non è tipo da vendicarsi, troppo debole. E allora gli viene l'idea di chiamare, perché non ha amici, non ha niente, sta per partire. Allora il re, che come tutti e coloro che si appropriano di un potere altrui, la salunga, sente il pericolo dappertutto, allora chiama dei suoi amici, che sono stati i suoi compagni di scuola, li corrompe e questi vanno da lui, Rosencrantz e Guildenstern. Uno di questi l'ho fatto io, Teatro Orgasmo, 1700, l'ho fatto. Era una delle prime cose che facevano alla televisione, 1955 era. Bellissimo, pronto, ancora adesso è modernissimo, c'è una bella traduzione. E Gasman era bravissimo perché questo gigante, atleta, forte come un demonio, proprio l'essere grande era utile, perché era un grande che se non serviva a niente, che non aveva quell'impulso dentro, e se lo cerca... Adesso leggo un po' quando vi siete stufati, se ve ne andate. No? E allora lui c'ha un ciambellano che si chiama Polonio, un po' stupidotto anche così, non si sa come reggesse le sorti di uno Stato, no? E dice, mio buon signore, volete vedere che gli attori siano bene alloggiati? O fate che si siano trattati bene, perché sono i compendi e le brevi cronache del tempo. Dopo la vostra morte sarebbe meglio per voi avere un cattivo epitafio che la loro mala voce finché vivete. Polonio dice, mio signore, io li tratterò secondo il loro merito. Compare, molto meglio trattate ogni uomo secondo il suo merito, e chi sfuggirà alla frusta trattateli secondo il vostro proprio onore e la vostra dignità. Quanto meno essi meritano, tanto maggiore è il pregio della vostra generosità. Pensate che frase. Conduceteli. Ma gli attori sono già venuti qui, mio signore. Ovvio, sul mio onore. Ogni attore giunto è a loro sul suo ciuco e canta una canzone. Allora questo dice, gli descrive, i migliori attori del mondo, sia per tragedia, commedia, storia, pastorale, pastorale comica, storica pastorale, tragico storico comico, tragico storico pastorale. Scena indivisibile, poema illimitato. Seneca non può essere troppo pesante, né Plauto troppo leggero per il regolamento e la licenza. Questi sono i soli attori, va bene, va bene. Entrano gli attori. Allora, amici, pregati Dio che la vostra voce, come una moneta d'oro fuori corso, non sia fessa dentro questo recinto. Signori, voi siete tutti benvenuti. Si commuova un po', eh? Noi ci verremo tutti a sentirvi come falconieri francesi e getteremo una moneta per qualunque cosa vediamo. O vogliamo un discorso subito. Via, dateci un saggio della vostra arte. Via, un discorso appassionato. Io non ho mai fatto un Amleto, solo in parte secondaria. È la prima volta che mi arrisco, quindi voi, colpa vostra. Ma quale discorso, mio buon signore? Io una volta ho sentito declamare un discorso che non fu mai recitato sulla scena, oppure semmai, forse non più di una volta, perché il dramma, ricordo, non piacque alla moltitudine. Era Caviale. Per il volgo, ma era, secondo che ne intesi io ed altri, i cui giudizi in tale materia aveva assai maggior grido del mio, un dramma eccellente, ben distribuito nelle scene, esposto con tanta modestia, quanto artificio. Ricordo che uno disse,
che non c'era nulla di piccante nei versi per far la materia saporosa, né cosa alcuna nel fraseggiare che potesse accusare l'autore di affettazione, ma lo chiamò un metodo pulito, tutto sano quanto dolce, e più decoroso assai che raffinato. Un discorso in esso io soprattutto amavo, era il racconto d'Enea di Dione, di quella parte specialmente dove vi parla dell'eccidio di Priamo, se vive nella vostra memoria. Frase fondamentale, vivere nella memoria. Memoria è figlia di Giove e della terra, ed è donna anche lei, Mnemosine. Meditate, meditate amici. Ecco, vediamo. E gli spiega che cosa, manda via i due amici lì, e fa recitare questo pezzo dove c'è questo che si sbraccia, che piange, sta attorno, e lui li guarda meravigliato e li congeda e dice: ora sono solo. Oh, che furfante bifolco sono io. Non è mostruoso che questo attore qui solo in una finzione, in una passione immaginaria, possa forzare la sua anima così al suo proprio concetto, che per opera di quello tutto il suo volto impallidisca, lacrime nei suoi occhi, smarrimento nel suo aspetto, una rotta voce e tutto il suo contegno rispondente nei modi al suo concetto. Non è strano? È tutto per nulla, per Ecuba. Ma che cosa è Ecuba per lui? O egli per Ecuba, che gli deve piangere per lei? Che farebbe egli se avesse il motivo e l'incentivo che ho io alla passione? Inonderebbe la scena di lacrime, spaccherebbe l'orecchio del pubblico con un orrendo discorso, farebbe impazzire i colpevoli, sbigottire gli innocenti, confonderebbe gli ignoranti e lascerebbe attonite davvero le stesse facoltà degli occhi e degli orecchi, pure io. Ottuso briccone, limaccioso, vagolando come un che viva nel mondo della luna, non compreso della mia causa e non so dire nulla. Nemmeno per un re, nulla cui proprietà e sulla cui preziosissima vita fu compiuto un dannato misfatto. Sono io un vile? Chi mi chiama furfante? Mi spacca la testa? Mi strappa la barba, me la butta in faccia, mi tira per il naso? Mi dà la smentita per la gola, giovina i polmoni, chi mi fa questo? Per le piaghe di Cristo io lo soffrirei, che bisogna bene che io abbia fegato di colomba e manchi di fiele per rendere amaro l'insulto, o prima d'ora io avrei ingrassato tutti gli avvoltoi dell'aria. Coi resti di questo ribaldo sanguinario, osceno, furfante, spietato, perfido, lussurioso, snaturato, furfante. Vendetta! Che asino sono io, bella prudenza che ho io. Figlio di un caro padre assassinato, spinto a vendicarmi dal cielo e dall'inferno, debba come una puttana scaricarmi l'animo con le parole e darmi a bestemmiare come una vera baldracca, un bagascione, vergogna. Al lavoro, mio cervello. Io ho udito che persone colpevoli assistendo a un dramma sono state per lo stesso artificio della scena colpite così fino all'anima che subito hanno proclamato le loro malefatte. Perché l'assassinio, benché non abbia lingua, parla con miracolosissimo
bellissimo organo! Ecco, io farò recitare a questi attori qualcosa di simile all'assassinio di mio padre innanzi a mio zio, il re. Osserverò il suo aspetto, lo saggerò sul vivo. Se ha solo un fremito, io so quel che devo fare. Lo spirito che io ho veduto potrebbe essere il diavolo. Sì, il diavolo ha il potere di assumere una piacevole forma. Sì, e forse per la mia debolezza, per la mia malinconia, come egli è potentissimo su tali spiriti, mi inganna per dannarmi. Avrò motivi più rilevanti di questo. Il dramma è la cosa in cui io accalappierò la coscienza del re. Essere o non essere? E questa è la domanda. Se sia più nobile soffrire nell'animo i dardi dell'oltraggiosa fortuna o prendere armi contro un mare di guai e contrastandoli per fine ad essi. Morire. Dormire. Nient'altro. E con un sonno dire che poi poniamo fine alla doglia del cuore e alle mille offese naturali che sono retaggio della carne. È un epilogo che desidero assai devotamente. Morire e dormire. Dormire, sognare forse, e lì ritorno. Perché in quel sonno della morte quali sogni possono venire? Quando noi ci siamo sbarazzati di questo terreno imbroglio, deve farci riflettere. Questa è la considerazione che dà la sventura una lunga vita, perché chi sopporterebbe le sferzate, gli insulti del mondo, l'ingiustizia dell'oppressore, la contumelia dell'uomo orgoglioso, gli spasimi dell'amore disprezzato, l'indugio delle leggi, l'insolenza di chi è investito di una carica e gli scherni che il paziente merito riceve dagli indegni, quando egli stesso potrebbe fare la sua pietanza con un semplice pugnale. E chi vorrebbe portare fardelli gemendo e sudando sotto una gravosa vita, se non che il timore di qualche cosa dopo la morte? Il paese non ancora scoperto, del cui confine nessun viaggiatore ritorna, come potrebbe sopportare i mali che abbiamo, se non volare verso altri che non conosciamo? Così la coscienza ci fa tutti vili, e così la tinta nativa della risoluzione è resa malsana dalla pallida cera del pensiero, e imprese di grande altezza e importanza per questo scrupolo deviano le loro correnti e perdono il nome. Il nome di azione. Ah! Ora in poi i miei pensieri siano di morte. O non lo siano. Arrivano, ora vi prego, arrivano gli attori e spiegano. E qui il regista che parla. Ora, vi prego, parlate come se il racconto vi danzasse sulla lingua, che se voi lo vociate, come fanno molti dei nostri attori, sarebbe per me tutt'uno che il pubblico banditore dicesse i miei versi. E non fendete troppo l'aria con le vostre mani, così, ma trattate tutto con discrezione, perché nel torrente stesso, nella tempesta, e come io potrei dire, nel turbine della passione, voi dovete acquistare e generare una temperanza che dia ad essa morbidezza. Mi offende, vin nell'anima, udire un truculento individuo imparrucato lacerare una passione a brandelli, ridurla in stracci per spaccare gli orecchi della platea, la quale
per la più parte non comprende nulla, null'altro che inesplicabili pantomime e rumore. Io farei frustare un tale individuo per aver sopravanzato Termagante, era un, come diremmo noi, un confusionario. Questo gli è farla più di Erode stesso. E di grazia, mi raccomando, evitatelo. Ma noi ne facciamo garante, il vostro onore. E non siate nemmeno troppo blandi, eh? Ma lasciate che il vostro discernimento vi sia maestro. Accordate l'azione alla parola, la parola all'azione, con questo particolare accorgimento che voi non passiate oltre i limiti della moderazione della natura. Perché ogni cosa così strafata è contraria allo scopo dell'arte drammatica, il cui fine, tanto agli inizi che ora, fu ed è di reggere, per così dire, lo specchio della natura, di mostrare alla virtù le sue proprie fattezze, allo scorno la sua immagine, alla tempra e alla fisionomia stessa dell'opera, la loro forza ed impronta. Ecco, tutto questo viene esagerato, è tentato, benché faccia ridere l'inesperto che non può che affliggere l'uomo di giudizio, la censura del quale deve, nella vostra opinione, pesare più di un intero teatro degli altri. Oh, ci sono attori che io ho visti recitare e uditi lodare degli altri, e altamente, per non dire le cose in maniera profana, i quali, non avendo né l'accento di cristiani, né il portamento di cristiani, di pagani, né di uomini, si pavoneggiano. E muggivano, si pavoneggiavano e muggivano, così che io pensavo che qualcuno dei manovali della natura avesse fatto degli uomini e non li avessi fatti bene, così abominevoli, così, e che così questi credevano di imitare l'umanità. L'attore dice: io spero che voi avrete riformato il testo. Sì, ma riformatelo pure voi, eh? E procurate che quelli che fanno la parte dei buffoni non dicano più di quanto è scritto per loro, perché se ce n'è di quelli che ridono, c'è di quelli che ridono essi stessi delle cose che dicono, per indurre una certa quantità di stupidi spettatori a ridere pure, benché frattanto devo prestargli attenzione a qualche battuta essenziale del trama, dimenticarsi. Questa è una birbonata e mostra un assai pietosa ambizione nello sciocco che ne fa uso. Andate, preparati, siamo alla fine, state tranquilli, preparati, probabilmente, ah ecco, c'è ancora un paio. Il re, c'è la scena, questi cominciano, vede che sia proprio, poi tra l'altro non recitavano le donne, recitavano sempre gli uomini. E c'è un ragazzino che fa la parte di una donna, no? Allora, tra l'altro lui, c'è un piccolo aneddoto, Goldoni viene invitato a Roma per presentare una sua opera, che era finanziata da un nobile, un'opera recitata da dilettanti, insomma. Allora si mette lì e aspetta che ci cominci. Era mezz'ora, tre quarti d'ora, e poi dice: scusate, ma quando cominciamo? Quando vuole lei? Come quando voglio io? Quando arriva la gente e tutto, ma ci siamo tutti. Andiamo, e le donne dove sono? Questi lo guardano, ma non ci sono donne. Non recitano le donne. Lui non lo sapeva perché Venezia era un paese libero. Qui c'era lo Stato della Chiesa, no? E allora, e chi recita le parti? Allora si prende uno che fa una giovane donna puttana, che vuole capire da un'altra, più navigata, come si fa a trovare marito. Allora un falegname dice: uno le mannone, un uomo, un boccione anche, ragazza. Poi invece quello che faceva sta donna navigata era un barbiere che doveva essere un po' frozzo, doveva essere un po' così, no, non poteva andare anche bene, ma allora lui piglia il testo, corre a casa, lo riduce della metà, era in versi, lo fa in prosa e glielo dà. Sanno? Ha un
successo perché per lì era normale per loro sentire recitare gli uomini. Poi cambiano teatro. Questo era al teatro del Tor di Nonna. E vanno invece al teatro Capranica. E è un successo enorme! E dico, ma va la sta Roma. E Goldoni dice, ma di quante città si è fatta sta Roma? La distanza tra quel teatro e quel di Capranica sarà 150 metri. E 150 metri cambia il mondo. Gli uomini si donne e le donne si uomini. No, basta, vabbè. Allora io ho fatto un'altra cosa. C'è il re che piglia paura. Ma c'è nulla che possa recare offesa? No! E qui diventa più una mignotta lui, eh? Perché lo scrivere gli dà la forza, che non avrebbe agendo. Se è più arrabbiato. E come chiamate questo dramma? Amleto, la trappola dei topi. Ma metaforicamente, maestà. Questa è l'immagine di un assassinio fatto a Vienna. Gonzaga è il nome del duca, la moglie Battista, vedrete subito. È un'azione da Ribaldi, eh? Ma che importa, è finta. Vostra maestà e voi abbiamo l'animo sgombro e se non ci tocca, lasciate che la rozza piena di guidaleschi tiri calci il nostro garrese, l'immagine di un cavallo. Il nostro garrese non è piegato e spiega. Adesso entra e lo avvelena nel giardino per sue. Il suo nome è Gonzago. La storia si conserva ed è scritta in un italiano molto elegante. Lo fa essere italiano, eh? Il testo. Dice al re che è italiano, allora dice non lo si può toccare, non l'abbiamo scritto noi. Vedete, fa poco come l'assassino prende a lui l'amore della moglie di Gonzago, quello che ha dovuto, perché la madre di Amlet si è messa con lui. Ofelia smarrita lì, tra l'altro a vivere con questo ragazzo, Ofelia diventa pazza. La moglie di Pirandello è diventata pazza, mia moglie dice che per via di lui. Il re s'alza, Amlet, oh, come? Spaventato da un tiro a salva? Come si sente? La regina dice, come si sente, mio signore? Polonio, interrompete il dramma. Il re, fatemi luce! Era il buio, vuole la luce, per essere lui visto come è. Via! Lumi! Ed escono tutti. E lui e Amleto si dà a una danza pazza di gioia, eccetera, eccetera. Poi c'è un'altra piccola cosa. Macbeth è la tragedia più terribile, più torva che abbia scritto, in cui il protagonista è un uomo che fa quello che gli dicono gli altri. Le streghe, la moglie, tutto lo porta ad agire in quella maniera. Ed è delineata la figura di un dittatore in maniera. Ed è questo gli ultimi momenti della sua vita. Lui sta lì che aspetta questo esercito che cammina e che lui vede camminare come se fosse una foresta che cammina. C'è una sua profezia che le vengono fatte dalle streghe. Stai attento. Finché la foresta di Birnam, si chiama questa foresta, non camminerà, tu sarai salvo. E lui vede che cosa era successo, che il capo gli dice prendete dei rami e nascondetevi, quello che fanno adesso i soldati, con le tute mimetiche, la stessa roba, con gli alberi camminano, e c'è la foresta che cammina. E lui c'è lì un po' di paura. E in quel momento che lui sta facendo queste considerazioni si sente un urlo terribile. Che è? Entra un servo di un paio e dice che cos'era quel grido? E il servo dice la regina è morta, signor mio. Avrebbe dovuto morire più tardi. Non sarebbe mancato il momento opportuno per dire una simile parola. Domani
poi domani, e poi domani. Così da un giorno all'altro, piccoli passi, ogni domani striscia via fino all'ultima sillaba del tempo prescritto, e tutti i nostri ieri hanno rischiarato a degli stolti la via che conduce alla polvere della morte. Lì c'è una candela, lui, spengiti, spengiti, breve, curta candela. La vita non è che un'ombra che cammina, un povero commediante che si pavoneggia e si agita sulla scena del mondo per la sua ora. E poi non se ne parla più. Una favola raccontata da un idiota, piena di rumore e di furore, che non significa nulla, come spero non sia significato nulla questo nostro incontro. Adesso potessi schizzare via come lepri, perché io... No. Ringraziamo. Sì. Mario Maranzana. E alla prossima. Ah sì, non è però questa è la cosa che puoi portare di giorno. Perché non è finito mai. Con piacere. Non è finito mai. Vi invito tutti a salire.